Restando più sul tema della scala pentatonica minore, che abbiamo visto prima in tonalità di La caratterizzata da La, Do, Re, Mi, Sol, tonica o nota fondamentale, terza minore, quarta, quinta, settima minore, trasportata sulla chitarra, chiaramente se conosci, come spero tu conosca, le note sul manico e sai come è strutturata il manico della chitarra e quindi la possibilità di esecuzione, sai che ci sono appunto diversi box, ossia delle zone dove poter suonare sulla chitarra, che daranno poi la possibilità di creare cinque scale particolari, cioè i cinque box chiaramente, dove noi adesso andremo ad analizzarli uno per uno per vedere appunto il tipo di scala che si viene a formare. Adesso partiamo dalla prima, che è quella di La, partendo dal quinto tasto, nota La, Do, Re, Mi, Sol, te la faccio sentire, primo box. Ok, ci spostiamo da questa parte più in giù, quindi sono al settimo tasto. Chiaramente la prima nota adesso sarà Do e qui avrò il secondo box della scala pentatonica di La. Continuando ancora a scendere più giù, arrivo al decimo tasto dove avrò il terzo box della scala di La minore, partendo dalla nota di Re. Arrivo al dodicesimo, a questo punto avrò su questo accordo il quarto box della scala pentatonica di La minore. Partirò dalla nota di Mi sulla sesta corda. Adesso il quinto ed ultimo box che posso eseguire sul quindicesimo tasto partendo sempre dalla sesta corda con nota di Sol o anche qui al terzo tasto chiaramente, partendo sempre dalla nota di Sol. Te lo faccio sentire. Adesso abbiamo visto tutti e cinque box. Chiaramente ci saranno nella prima fase del tuo studio, quello di memorizzare gli intervalli, le note che caratterizzano queste scale e incominciare a studiarle per conoscere molto, molto bene la loro posizione sul lungo tutto il manico della chitarra in tutte le tonalità. Vedremo nel prossimo video delle applicazioni un po' più pratiche. Ciao e buon lavoro!